Anche se il giudice disporrà nuovamente l'archiviazione del procedimento sulla scomparsa di mia figlia, io e i miei legali andremo avanti per scoprire la verità. Non si può negare la verità a una mamma. Parla così Marisa Degli Angeli, la madre di Cristina Golinucci, scomparsa il 1 settembre del 1992 da Cesena. Di recente la famiglia si era opposta alla richiesta di archiviazione e aveva ottenuto una proroga delle indagini. I 3 mesi di proroga sono ora scaduti. Senza nuovi elementi, l'inchiesta potrebbe chiudersi definitivamente, oppure potrebbe esserci un'altra proroga. La procura ha continuato a indagare per omicidio, svolgendo numerosi accertamenti e nuovi sopralluoghi nel convento dei frati cappuccini, dove la giovane sparì dopo aver parcheggiato la sua auto. Aveva un appuntamento con il suo padre spirituale, Lino Ruscelli. Continua Marisa. Continuerò a lottare. Voglio la verità su Cristina. Andrò avanti finché avrò vita. Mia figlia era una ragazza solare e allegra. Aveva tanti interessi e tanti amici. Desidero trovare almeno le sue ossa per metterle accanto a quelle di suo padre. Marisa combatte da decenni come una guerriera. È grazie a lei che è nata l'associazione Penelope. Quando sua figlia sparì, i casi simili non venivano presi sul serio dalle forze dell'ordine. L'ipotesi principale era sempre che la persona fosse fuggita volontariamente. Lo stesso accadde per Cristina Golinucci e questo comportò una perdita di tempo prezioso. Marisa è convinta che qualcuno abbia fatto del male a sua figlia fin dal giorno della sua scomparsa e che ci siano stati molti errori nelle prime fasi dell'indagine. Recentemente, però, sembrava che l'indagine stesse riprendendo slancio. Si era ipotizzato un collegamento con la morte di Chiara Bolognesi, trovata morta nel fiume Savio il 31 ottobre 1992. Sebbene il caso fosse stato chiuso come suicidio, gli investigatori hanno riesumato il corpo, sospettando un coinvolgimento di terzi, forse un predatore sessuale sia per Chiara che per Cristina. Tuttavia non sono emersi elementi utili. Marisa ritiene che ci siano altre piste da seguire, altri testimoni da ascoltare. Recentemente un ex dipendente di Romagna Acque si è fatto avanti. Quest'uomo frequentava il convento dei frati cappuccini e ha rivelato che durante quel periodo c'erano scavi per un pozzo e lavori per l'acquedotto comunale, proprio dall'altro lato della strada rispetto al parcheggio dove Cristina era stata vista l'ultima volta. Questo dettaglio è rilevante. Nel 1997 la procura ricevette un biglietto anonimo che diceva: «Cercate nel convento e dove l'AMGA e l'ENEL hanno scavato, nei pressi della cisterna, tutto in quel tempo». La madre di Cristina Golinucci nutre il sospetto che il corpo di sua figlia possa essere stato nascosto proprio in quel cantiere. È determinata a far sì che le ricerche continuino.